Dopo la dieta di Worms, Lutero fu ancora molto sotto pressione per abiurare e scendere a compromessi nelle sue posizioni con Roma. Fu persino minacciato di essere messo al bando, ma non si piegò. Disse persino che avrebbe rinunciato all'assicurazione di un trasferimento sicuro, ma mai alle sue posizioni sulla parola di Dio. Dopo aver lasciato Worms e aver viaggiato per tutto il paese, fu accolto con calore dal popolo tedesco. Ma c'erano ancora molte persone che volevano uccidere Lutero e l'imperatore stesso aveva detto che non appena scadeva la garanzia del trasferimento sicuro, dovevano essere messe in atto le misure per porre fine all'opera di Lutero. L'elettore di Sassonia, Frederick, ideò un piano insieme ad alcuni amici di Lutero per catturarlo e tenerlo nascosto per un po' di tempo. Fu portato qui al castello di Wartburg, un posto tenuto così segreto che nemmeno l'elettore Frederick sapeva che era tenuto lì. I nemici di Lutero gioirono, pensando fosse stato sconfitto, ma questo tempo per Lutero risultò una doppia benedizione. Non solo si ritirò dal focolaio della battaglia, ma era anche lontano dall'elogio e dall'adulazione del pubblico, cose che potevano insidiare spiritualmente anche l'uomo più forte. Fu in questa stanza che Lutero rimase durante il periodo che passò nel castello, come l'apostolo Giovanni quando scrisse il libro dell'Apocalisse come prigioniero sull'isola di Patmos. Mentre era qui nascosto in questo castello, Lutero tradusse il Nuovo Testamento in tedesco. Avrebbe tradotto l'Antico Testamento più tardi, dopo il ritorno a Wittenberg. All'orizzonte comparve una nuova sfida per la riforma. In assenza di Lutero, erano nati nuovi riformatori con un messaggio diverso da quello di Lutero, e questo stava allontanando molta gente e dividendo il movimento. In particolare, alcune persone pensavano che fosse accettabile usare la violenza come mezzo per abolire la messa e insorgere contro gli oppressori. Thomas Münzer fu uno dei leader di questo movimento. Questa notizia fu riportata a Lutero ed egli sentì un profondo onere nei confronti del suo popolo a Wittenberg, perché pensava a loro come un pastore pensa al suo gregge. Nonostante non avesse nessuna garanzia di un trasferimento sicuro, lasciò il castello di Wartburg e si diresse a Wittenberg. Il ritorno di Lutero causò gran fermento e la chiesa si riempì alla prima opportunità di ascoltarlo parlare. Lutero si alzò e riaffermò che la messa era una cosa negativa e doveva essere abolita, ma nessuno doveva farlo con la forza. Non era loro compito forzare la coscienza di nessuno, indipendentemente dalla forza della convinzione al riguardo. Lutero fu in grado di controllare l'insurrezione per un po' di tempo, ma sarebbe cresciuta più tardi con risultati devastanti, quando Thomas Münzer stesso fu ammazzato. Ogni volta che c'è un vero risveglio, Satana ne porta uno falso. Sarà così anche alla fine dei tempi. Ci sarà un vero risveglio della devozione e ci sarà allo stesso tempo anche un falso risveglio. Rimaniamo fedeli a Dio per essere parte del vero risveglio che avrà luogo alla fine dei tempi.